Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, Marco Nonno, è stato condannato dal Tribunale del Capoluogo Campano a 8 anni e mezzo di reclusione al termine del processo per le proteste e gli incidenti nel quartiere di Pianura nel gennaio del 2008, quando si parlava di riaprire la discarica in piena emergenza rifiuti. Nonno è riconosciuto colpevole del reato di devastazione ed è stato condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento delle parti civili e al pagamento delle spese legali. La condanna è stata commentata così dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. È una condanna pesante, la Costituzione repubblicana che noi difendiamo dice che non si è colpevoli fino a sentenza definitiva. Io sono politicamente distante anni luce da Marco Nonno, il quale non ne condivido il percorso politico, le idee e anche le azioni. Credo che lui abbia tutto il diritto di difendersi, di continuare a fare il consigliere comunale perché è stato eletto da cittadini che sapevano anche il suo pensiero, evidentemente anche il procedimento penale che aveva in corso, però reputo opportuno e necessario che faccia un passo indietro da vicepresidente del Consiglio Comunale, perché lì c'è anche un ruolo di rappresentanza. Una condanna a 8 anni e mezzo è una condanna pesante, fatta da un tribunale, dopo, anche se di primo grado, dopo un dibattimento lungo, quindi lui può rimanere in Consiglio Comunale, secondo me ne ha tutta la legittimità per poterlo fare fino appunto a un pronunciamento definitivo, qualora non intervengano altre decisioni e altri atti conseguenziali, ma non è assolutamente opportuno, francamente, che lui rimanga lì a rappresentare nella presidenza del Consiglio Comunale l'intera città.